Buonasera, bentrovati al TG Versilia News, edizione serale. In primo piano questa sera non può che esserci il Carnevale di Viareggio. Siamo all'indomani dell'ultimo corso di questa edizione 2017 con i verdetti che avrete seguito in diretta su Rete Versilia. E è con piacere che abbiamo qui con noi in studio, con me questa sera, il vincitore di quest'anno, Alessandro Avanzini. Buonasera. Buonasera Alessandro, grazie di aver accettato l'invito. Siamo freschi di Carnevale, 24 ore fa più o meno arrivavano i verdetti tanto attesi. La tua vittoria, Frontiere, il carro che ha conquistato il primo premio, subito insomma, un commento a caldo verrebbe da chiederti, ma sicuramente parole di soddisfazione e di gioia, credo. Parole di soddisfazione dovute al fatto che il carro è stato ben accolto dal pubblico e durante le sfilate noi abbiamo raccolto emozioni e consensi dal pubblico, quindi questo è il primo obiettivo. Cardiopalma perché effettivamente non era chiara la situazione e quindi io sono stato sotto il microfono a centellinare posizione su posizione, quindi poi Col cuore che batteva col forte, cuore che batteva molto, forte, molto certo. probabilmente. In effetti, forse mai come quest'anno, almeno nell'ultima decade, è sembrato incerto il risultato finale. Un risultato arrivato poco fa è quello economico, che conta molto. È ufficiale il dato di quest'ultima giornata di Carnevale, 135.000 euro di incasso, dunque si chiude con un buon risultato, forte degli incassi molto importanti delle giornate precedenti, le prime tre, quindi si chiude in attivo. Questa è sicuramente una notizia importante. I verdetti, dicevamo, molto attesi perché indecifrabili e hanno ovviamente scatenato varie reazioni. Intanto vorrei dirti, ieri è stata una giornata anche in un certo senso a rischio perché il tempo ci ha messo effettivamente lo zampino, è stata un po' accorciata la sfilata per cercare di andare rapidi fino alla fine. Alla fine che carnevale e che giornata di carnevale è stata ieri? Per te bene perché siamo arrivati alla vittoria, ma Sì, è no, ma stata un poi po' alla tosta fine ieri. siamo riusciti a fare la sfilata in condizioni limite di vento, ci siamo assunti tutti una responsabilità per far andare la manifestazione. Poi giustamente sono stati presi dei provvedimenti che andavano nell'ordine della sicurezza, accorciare il tempo di sfilata, togliere dalla sfilata le mascherate e poi appena io ho avuto un po' di tempo per festeggiare, appena abbiamo potuto, è venuto poi una piccola tempesta serale, ci siamo ricoverati in cittadella il più velocemente possibile. I verdetti, dicevamo, attesi e ovviamente commentatissimi in queste ore. Allora, vediamo nei dettagli in questo servizio. Abbiamo cercato di riassumere tutte le posizioni e le classifiche finali. Vediamo. Tanti applausi, mormorii, ma anche parecchi fischi alla lettura dei verdetti del Carnevale in Piazza Mazzini, con delle classifiche che quest'anno, forse più che negli ultimi tempi, sembrano dividere. Non tanto per i vincitori, quasi sempre apprezzatissimi, quanto per l'ordine di arrivo stabilito dalle giurie. Cinque giurati diversi per quattro corsi soltanto, vista la cancellazione del martedì grasso. Dietro al vincitore, Alessandro Avanzini, in prima categoria c'è Burro Cresi di Le Big Roger, al terzo posto Roberto Vannucci con Chinatown Street. A sorpresa, uno dei favoriti, il campione uscente Fabrizio Galli, si ferma al settimo posto. A chiudere Franco Malfatti, ultimo per il secondo anno di fila, prossimo ormai alla retrocessione. In seconda la breve classifica vede trionfare Jacopo Allegrucci, seguito da Luciano Tomei, anima bianca di Cinquini, al terzo posto, lo scorso anno arrivò ultimo, e a chiudere Edoardo Ceragioli con la fabbrica di cioccolato, piazzatosi secondo un anno fa. Nessuna sorpresa per la vetta delle mascherate di gruppo, dove ha vinto Luca Bertozzi con Salerno Viareggio Calabria, seconda vittoria di fila. Al secondo posto Michele Canova, con La Grande Migrazione, terzo gradino L'Ultimo Samurai di Giacomo Marsili. Seconda vittoria di fila tra le maschere isolate per Silvano Bianchi, che al suo terzo anno in gara conquista già la promozione tra le mascherate di gruppo con Terrore senza frontiere. Secondo Michelangelo Francesconi e terzo Daniele Chicca. Sprofonda al 12° posto Andrea Pucci, per anni vincitore indiscusso della categoria. Queste dunque le classifiche. C'è stata qualche sorpresa, secondo te, qualcosa che non ti aspettavi? Rispetto agli altri? Ma Certo. io non sono qui per stilare classifiche, io chiaramente ho una mia opinione sulla valutazione delle costruzioni, però veramente non è, io rispetto il lavoro degli altri, quindi non è il mio compito. Preferisci non... Ma assolutamente no, Certo. perché non sono veramente, io sono quello che riceve i premi, non sono quello che dà i premi, quindi preferisco
anche perché poi ci sono delle situazioni appunto di retrocessione, avanzamenti, insomma, si parla anche del lavoro delle persone e quindi. Certo. Allora, parlando del tuo premio, però questo va detto, ha un po' diviso, perché sai che ci sono persone che non hanno apprezzato questa vittoria. Hai inanellato tantissimi successi in questi anni, tantissimi cari arrivati primi e applauditissimi. Anche questo, però, ci sono persone, anche la critica a volte sostiene che sia davvero poco carnevalesco. Lo rivediamo in queste immagini durante i festeggiamenti. Un capolavoro, si dice, però, lontano dagli schemi del carnevale. E se qualcuno mi dice quali sono gli schemi del carnevale in termini di forma, di contenuto espressivo, io magari mi adeguo. Devo dire che il carnevale dei Silvano Avanzini, degli Arnaldo Galli, dei Baroni, dei Renato Galli è un carnevale che non esiste più. C'è una dinamica di evoluzione nell'espressività del carnevale. La fondazione lascia libertà assoluta nella presentazione dei progetti. Una volta che ha firmato un contratto, stante così le cose, un costruttore fa quello che è nelle sue corde. Quindi rientra assolutamente nel perimetro stabilito dalla fondazione, Questo anche artistico. sicuramente, perché la presentazione del progetto specifica l'intento creativo, i materiali e tutto, quindi lì c'è scritto tutto. E poi dal punto di vista, la satira che faceva Silvano Avanzini è uguale alla satira che si fa oggi? Il ruolo e il peso della satira e la tecnica artistica di Silvano Avanzini o di Arnaldo Galli è la stessa di quella che si fa oggi? Quale peso assume oggi? Per cui le domande sono tante. Se la Fondazione Carnevale vuole provare a intessere un tavolo sulla funzione culturale del carnevale, sì, si va lì e si decide che cosa è il carnevale, certo. Chiarissimo. Allora, c'è la gioia dei vincitori, oltre alla tua, quella di tutti coloro che sono arrivati primi, ma anche altre posizioni, ovviamente, che hanno visto soddisfatti i costruttori. Vediamo allora come hanno reagito con felicità, ovviamente, i neopromossi Jacopo Allegrucci, che sarà in prima, e Luca Bertozzi, che da oggi è un carrista, un maestro carrista. Vediamo. La gioia dei vincitori esplode pochi minuti dopo la lettura dei verdetti del Carnevale di Viareggio 2017. Festeggiamenti liberatori per Jacopo Allegrucci, neopromosso in prima categoria. Con il suo spettacolare Un amore così grande, ha convinto proprio tutti, vincendo dopo anni di successi e per il secondo anno consecutivo, guadagnando così una meritatissima promozione tra i big. Sì, una grandissima soddisfazione. La soddisfazione per tutti, per il gruppo, per i ragazzi, per chi lavora con me. Ormai era 4 anni che si vinceva, finché insomma credo che ci meritassimo questa prima categoria, insomma, no? Questo andare avanti, poi è un sogno, coronamento di 20 anni di lavoro, siamo riusciti. Ora vedremo il prossimo anno, ora comincia veramente il duro lavoro. Vedremo, ce la metteremo tutta e speriamo di fare anche in prima categoria dei buoni lavori. Avrei sicuramente tantissime idee conoscendoti. No, sinceramente. Tantissime idee non ne ho, mi auguro che me ne venga qualcuna, basta una, che sia buona però. Lacrime di gioia anche per Luca Bertozzi, giovane promessa della cartapesta che grazie al suo primo posto conquistato, l'ennesimo tra le mascherate, approda nella categoria dei carristi. La dedico ai principali fautori della produzione Bertozzi, quindi mamma e papà, che sono quelli che mi hanno sempre sostenuto. 12 anni di storia. Anno dopo anno, successo dopo successo, e ce l'abbiamo fatta, o almeno pare, perché per farcela bisogna arrivarci e confezionare quello che sarà una nuova opera. Però c'è tanta carica, da domani subito testa sul nuovo progetto. È nato un primo schizzo, guardiamo se questo schizzo si sviluppa. Questo dunque è quello che ci hanno detto ieri sera i due vincitori. Ovviamente hai detto non ci esprimiamo sulle classifiche, però su quelli che sono anche amici e colleghi ormai carristi, che consiglio, insomma, che messaggio vorresti dare loro? Insomma, forse consiglio la parola sbagliata, però un messaggio di benvenuto magari oppure Ma qualcos'altro. loro hanno un'esperienza pluriennale nel carnevale, sanno benissimo cosa vanno Certo. masticando. Sono più giovani di me e quindi largo ai giovani, nel senso che sta anche a loro, con le loro idee, dare un'idea di carnevale, perché poi tanto il carnevale si costruisce sulle spalle dei costruttori del carnevale. Sono due abilissimi costruttori, ognuno con la sua caratteristica, la sua cifra stilistica, molto bravi, meritano quello che hanno ricevuto.
buon lavoro. Buon lavoro allora alle Grucci e a Luca Bertozzi ovviamente e a Silvano Bianchi che è invece il mascheratista della maschera isolata che ha vinto quest'anno e che sarà tra le mascherate di gruppo. Accanto alla gioia dei vincitori ovviamente c'è l'amarezza e la delusione di chi è rimasto sconfitto, insomma di chi è arrivato in fondo alla classifica decisa dalle giurie e quindi si appresta a dover retrocedere. Non tutti perché Enrico Vannucci, nome storico del Carnevale di Viareggio, che è arrivato ultimo tra le mascherate di gruppo, ha detto: io a questo punto però non ci sto, preferisco lasciare. Vediamo il servizio. Con i verdetti di domenica si chiude un biennio di concorso e probabilmente anche un ciclo del Carnevale di Viareggio che saluta l'edizione 2017 con le prime retrocessioni. Nessuno nasconde l'amarezza il giorno dopo la bocciatura tra gli hangar della cittadella, ma c'è davvero poca voglia di parlare. In prima categoria Franco Malfatti, ultimo per 2 anni di fila, sembra ormai destinato alla seconda. Sembra perché la fondazione deve ancora chiarire cosa fare della fantastica arte di Simone Politi e Priscilla Borri, esclusi dalla gara in prima. Dopo la loro separazione potrebbero essere loro retrocessi a tavolino o addirittura esclusi, lasciando spazio al ripescaggio di Malfatti. Tra i carri piccoli ad avere la peggio è Emilio Cinquini, quarto posto quest'anno e terzo nel 2016, che con 7 punti è retrocesso tra le mascherate. In quest'ultima categoria all'ultimo posto inaspettatamente uno dei maestri di lungo corso del Carnevale, Enrico Vannucci, fratello di Roberto e figlio d'arte dell'indimenticabile Bocco Vannucci. I suoi 7 vizi capitali non hanno convinto e per lui si parla di retrocessione tra le isolate, ma annuncia: mollo il Carnevale. Non ho intenzione logicamente di proseguire e far niente, cioè da questo momento penso che sia veramente chiuso il discorso mio nell'ambito del Carnevale. Cioè, se c'è amarezza è data dal fatto che su 25 giurati sono state considerate valide solo 15 schede e nessuno mi può negare che con 10 schede in più puoi fare tutto il contrario di tutto, perché è vero che le altre 10 potrebbero affossarmi ancora di più, però è anche vero che potrebbero scombussolare completamente la graduatoria e dare verdetti diversi. Chiedo soltanto spiegazioni, chiedo semplicemente un minimo di considerazione, se non altro non per quello che ho fatto per il Carnevale, ma per gli anni che ci ho passato dentro. Così Enrico Vannucci, insomma, le parole di delusione più che legittima per questa retrocessione in vista, anche se lui ha detto a questo punto preferisco lasciare. Che ti sembra? Sarebbe comunque una perdita per il Carnevale? Ma al di là che io faccio parte di questa comunità, le nostre famiglie, quella Vannucci e quella Vanzini, hanno vissuto al quartiere Marco Polo e quindi c'è un legame affettivo incredibile, per cui solamente questo basterebbe a mettere tristezza. Sulla considerazione che fa Enrico sulle giurie non lo so, non sono in grado, poi non sono io che devo rispondere, dovrà rispondere la fondazione. Una cosa però va detta, che il problema dell'avanzamento e della retrocessione all'interno della categoria è stato molto dibattuto, con scontri anche accesi, perché poi si determinano pesi e contrappesi tra carristi di prima, mascheratisti, eccetera, eccetera. Di fatto però poi abbiamo firmato dei contratti, non è il primo anno che firmiamo questo tipo di contratti, quindi se la categoria vuole tutelare il proprio futuro lavorativo diversamente da come stanno andando le cose ora, deve mettersi intorno a un tavolino e compatibilmente con le esigenze generali cercare delle forme contrattuali che salvaguardino il lavoro e salvaguardino soprattutto in qualche modo una vita spesa nel Carnevale. Però non è che queste cose qui non si sapevano, queste cose purtroppo si sapevano, i contratti sono stati accettati. Ora c'è da mettersi al lavoro, la fondazione dovrà pensare al nuovo bando perché si è chiuso questo biennio, quindi probabilmente ci sarà anche una fase di confronto, immaginiamo, con la fondazione a un certo punto. Sì, credo di sì, credo che i tempi siano anche abbastanza celeri e naturalmente vediamo le idee che verranno messe su questo tavolo, sia da parte della fondazione, della presidente Marianina Marcucci, che ha avuto modo di capire cos'è la macchina complessa, organizzativa e lavorativa del Carnevale, e i costruttori che si trovano di fronte a una nuova fase, forse, non lo so, o sarà semplicemente la replica di questo bando. Di fatto qualche problema c'è, o quantomeno è migliorabile, si tratta di capire che cosa vogliamo.
Abbiamo detto in apertura l'incasso di ieri 135.000 euro che si aggiunge ad un budget già ampiamente raggiunto perché siamo oltre 2.100.000 euro, quindi bilancio in sicurezza, però basta per dormire sonni tranquilli perché sappiamo che ci sono ancora un po' di incognite a livello economico per la fondazione, insomma per ogni anno è un po' una caccia ai contributi, no? Sì, continuiamo appunto ad avere il contributo pubblico e il botteghino. Il botteghino sappiamo che comunque dipende dal tempo, quindi come si esce da questo incastro non lo so. Naturalmente stiamo respirando, finalmente stiamo respirando perché due anni fa abbiamo rischiato la liquidazione della fondazione, quindi siamo riemersi. Grazie anche alla passione che i costruttori mettono nel proprio lavoro, abbiamo accettato i sacrifici, sono stati due anni difficili, quest'anno devo dire che abbiamo lavorato molto meglio, abbiamo firmato i contratti in tempo utile, abbiamo avuto una tabella di stati avanzamento di lavoro abbastanza equilibrata e siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Il carnevale deve essere sponsorizzato, non deve essere sponsorizzato, deve trovare forme di finanziamento alternative. È un dibattito annoso, eterno. Io mi augurerei, se possibile, ma non sono in grado di dire questo, un'autonomia di bilancio. Però c'è sempre il problema del tempo, ragazzi, non dimentichiamoci. Resta sempre l'incognita principale. Prima di salutarti e di ringraziarti per essere stato con noi, due domande rapide. Una sulle date che sono state scelte per il prossimo anno. Che ti sembra di questa conferma della strada del sabato ed insistere un po' più sulla notturna? Io credo che sia un esperimento positivo perché il carnevale notturno è sicuramente più magico. Fa bene alle costruzioni, fa bene all'atmosfera generale. Sono già partiti comunicandolo, va sicuramente divulgato bene perché deve entrare nel DNA delle date storiche del carnevale. Di solito si viene al carnevale quando c'è? Domenica, dove ci si trova domenica? In passeggiata, no? Quindi va anche, comunicato bene che anche non è quest'anno domenica. Noi parlando tra di noi a volte si dice ma domenica dove vai? No, ma è sabato, ecco. Certo, quindi questo va comunicato, va saputo sì, comunicare. Sì, certo, va, bisogna insistere per renderlo proprio spontanea. E l'altra domanda invece è ovviamente ti concediamo qualche giorno, settimana per goderti il successo, ma poi bisogna pensare alla prossima costruzione, insomma mettere in fila qualche idea. Quando comincerai a pensare al futuro immediato, insomma al prossimo carro? Il prima possibile, naturalmente devo anche pensare ad aumentare il fatturato di vendita, quindi in questo momento devo cercare anche un po' di lavoro, però il prima possibile. Dipende anche dalla data di presentazione dei progetti, quando la fondazione stabilirà questa data e quindi vediamo se sarà giugno o nel giro di al massimo metà aprile devo cominciare a capire che cosa fare. Se verrà spostato più in avanti ci sarà maggiore libertà di pensiero, ecco. Prima di salutarti c'è una notizia che riguarda ancora il carnevale, sicuramente avrai saputo, una triste notizia purtroppo perché nottata se n'è andato Stefano Bonuccelli, trattorista del carnevale a traino del carro di Le Bigre, di Le Bigre Roger, se non sbaglio, è arrivata anche la nota della fondazione poco fa, con cordoglio e tristezza salutano ovviamente i familiari ed esprimono vicinanza alla famiglia, lo vediamo proprio in questa foto, penso che tu lo conoscessi. Domenica ci ho scherzato perché lui è un omone, io sono piccino, l'andavo sempre a sfidare e poi finiva con un abbraccio, ma ero sommerso da questo omone, quindi sono stato sorpreso e faccio le condoglianze alla famiglia. Certo, un saluto affettuoso alla famiglia di Stefano Bonuccelli. Noi per il momento ci fermiamo, grazie per essere stato con noi Alessandro Avanzini, ancora congratulazioni per la vittoria, ci rivedremo presto magari quando comincerà a esserci qualche idea anche sulla prossima edizione, quindi sulle prossime scadenze. Grazie a voi, buonasera. Grazie Alessandro, noi chiudiamo questa pagina di carnevale, procediamo voltando pagina perché ieri domenica 5 marzo erano due anni da quella tempesta di vento che in una notte distrusse metà della Versilia, edifici e soprattutto il patrimonio di piante. Una cerimonia ieri a Pietrasanta per ricordare. Vediamo.
Due anni dalla tempesta di vento che in una notte sfigurò mezza Versilia, seminando danni e paura. Nel secondo anniversario c'è stata ancora tanta commozione e speranza di fronte al cippo ribattezzato della Rinascita in piazza Versilia a Marina. Cerimonia toccante a Fiumetto domenica mattina di fronte al Parco Versilia, simbolo della Rinascita di Pietrasanta, dove è stato posizionato il cippo in marmo e bronzo realizzato dagli artisti Daniele Bazzichi e Matteo Castagnini. Sconfortanti i numeri del disastro ricordati dal sindaco Massimo Mallegni in occasione della Santa Messa celebrata da Don Alessandro. Sono stati feriti o abbattuti 15.000 alberi in una notte, danneggiati un immobile su 4 e 150 imprese. I danni agli edifici pubblici hanno superato i 2 milioni di euro, ha ricordato il primo cittadino. Nessuno ci ha rimesso la vita e questo è stato davvero un miracolo. Oggi proseguono gli interventi per la riforestazione del bosco della Versiliana e del prato di Viale Apua, dove saranno piantumate oltre 3.000 piante per riforestare circa 11.000 ettari. In arrivo anche la potatura di 960 piante, abbattimenti e la rimozione di 205 ciocche stramazzate. Buone notizie arrivano invece per i privati in attesa da 2 anni dei risarcimenti. Sono 149 le domande ammesse su 183 presentate, per un importo che supera il milione di euro. La Regione Toscana ha pubblicato infatti, finalmente, la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre scorso, che stanzia le risorse finanziarie per il rimborso dei danni al patrimonio edilizio abitativo. La pagina politica ci riporta a Viareggio con tensione all'interno di Viareggio Democratica, ma in particolare il consigliere Giuseppe De Stefano, che si rivolge dai nostri microfoni direttamente al sindaco. Il suo sostegno sembra vacillare, sentiamo perché. Mal di pancia all'interno della lista civica Viareggio Democratica, che con i suoi 3 rappresentanti in maggioranza sostiene il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Il suo fondatore e consigliere comunale Giuseppe De Stefano ammette ai nostri microfoni che il suo appoggio al primo cittadino potrebbe venire meno se il sindaco, dopo oltre 1 anno e mezzo dalla sua nomina, non comincia a condividere con i gruppi che lo sostengono politicamente il pensiero che dette vita al programma di governo cittadino. Come consigliere comunale di Viareggio Democratica ho avuto qualcosa che non mi aspettavo. Era andato al comune e il sindaco sapeva che ci doveva parlare, ma il sindaco quando mi ha visto ha detto che avevo che fare, dico, ma guarda che ti può interessare, che ti devo dire. Io sono al suo punto per come sono andate le cose che posso decidere di non darti più stare in maggioranza, ma darti l'appoggio esterno. Tu fai quello che vuoi, io me ne devo andare. E se De Ghingaro fa come sindaco gli interessi della città e fa le cose che si è impegnato a fare, è 1 anno e mezzo che stiamo attorno all'asse per le trazioni, non si fa, il porto non è partito ancora, posso dire il regolamento urbanistico siamo ancora a zero, cioè ci sono una serie di cose che non si vedono e se si fanno presto e bene, De Stefano il voto ce lo dà, ha fiducia che De Ghingaro sia in condizione di tirarci fuori da alcuni guai. E in caso contrario? In caso contrario passa all'opposizione, gli do pure la fiducia a lui, con gli altri non c'è. È uscito da sempre, è uscito da tutte le commissioni, non ha posti di sottogoverno né lui né gli amici suoi e nessuno. Ci fermiamo per una pausa, tra poco con le notizie sportive. Ben ritrovati, chiuso il carnevale arriva la Viareggio Cup, la vecchia Coppa Carnevale che partirà tra una settimana con tanti nomi e soprattutto grandi aspettative per questa 69esima edizione. Sentiamo Roy Lepore. Presso il Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini, attore del Lago, è stata presentata la 69esima edizione della Viareggio Cup che prenderà il via da lunedì 13 al 29 di marzo con l'apertura della manifestazione con la partita Juventus detentrice del torneo e il Dukla Praga che ritorna alla manifestazione. Sono stati anche annunciati dal presidente Alessandro Palagi i nominativi dei premiati di chi leggerà il giuramento prima della partita. Sarà il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Federico Bernardeschi. Il premio Torquato Bresciani sarà assegnato da Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Il premio giornalistico Bruno Roghi andrà a Mario Sconcerti. Il premio Gaetano Scirea, allenatore del Pisa e campione del mondo con la Nazionale Gennaro Gattuso. E il premio 100 giovani calciatori a Massimo Vivoli, presidente nazionale della Confesercenti. Il presidente Palazzo
Raggi conferma il motivo per cui il torneo è tornato a 40 squadre. Tornare a 40 squadre anche sulla scia della decisione del presidente FIFA Infantino che porterà il torneo mondiale a 48 squadre, il Viareggio l'aveva già fatto, quindi per allargare la partecipazione a tanti giovani abbiamo preso questa decisione e credo che sia la strada giusta per ritornare a Viareggio. Presente l'amministrazione comunale con un saluto del sindaco Giorgio Del Ghingaro e con il vice sindaco Walter Alberici che hanno confermato la vicinanza dell'amministrazione a questo torneo. Qui c'è tradizione e innovazione, c'è finalmente la possibilità anche per i turisti di venire a vedere questa grande iniziativa che ha una storia molto importante e l'amministrazione è accanto a coloro che stanno organizzando in modo molto efficace questa grande manifestazione. E c'è poi un piccolo giallo scoppiato in giornata su 7 calciatori africani che sono stati dati per scomparsi per diverse ore, ma i dirigenti della società, si tratta dell'Uyana, Repubblica Democratica del Congo, al momento fanno sapere che sanno dove si trovano questi 7 calciatori allontanati dall'albergo dove erano alloggiati a Casole d'Elsa in provincia di Siena e che sarebbero a casa di conoscenti. Li stanno andando a recuperare per portarli in Versilia, Lido di Camaiore, dove la squadra si è già trasferita al Park Hotel in vista della Viareggio Cup. Lo ha riferito il direttore sportivo della squadra al presidente del CGC Alessandro Palagi. C'è però una denuncia di scomparsa dei carabinieri in quanto i giocatori si sarebbero allontanati senza documenti, però insomma sembra rientrare perché sono stati individuati. Il calcio di casa nostra, il punto sulla Serie D per le versiliesi, sentiamo. Real Forte Querceta Corsaro sul campo della Sanremese. La vittoria vale il sorpasso in classifica proprio ai danni dei Liguri che incappano nella seconda sconfitta casalinga della stagione al termine di una gara opaca. A decidere il match è una rete di Ferretti nel secondo tempo al 16esimo. Per la squadra di Pagliuca arrivano 3 punti d'oro per la classifica. Per quanto riguarda il Ghiviborgo, sconfitta sul campo della Lavagnese con il punteggio di 2-1, gli ospiti erano passati in vantaggio con Gambadori, poi c'è stata la rete del pareggio di Currarino e il gol partita firmato da Croci, che è stato poi espulso per doppia ammonizione insieme poi a Rolando. Nonostante l'inferiorità numerica, la Lavagnese è riuscita a portare a casa la vittoria importante. Nell'anticipo di sabato il Viareggio aveva superato il Ligorna 2-0 con la rete di Vitiello e l'altra di Chicchiarelli. Domenica il campionato di Serie D osserva un turno di riposo per l'inizio dopo il 13 della Coppa Carnevale. Gesto di protesta degli ultra della Viareggio 2014 che hanno esposto questo striscione che vedete allo stadio a Pisa, contrari per lo spostamento della partita della Viareggio Calcio sul campo pisano dell'Arena Garibaldi lo scorso sabato contro il Ligorna per lasciare spazio al Viareggio Cup, o meglio per concedere ossigeno per così dire al terreno di gioco dopo i lavori delle ultime settimane in vista della Coppa Carnevale per preservare il terreno. Posizione vedete contraria, per questo gli ultra hanno esposto questo striscione. Per chiudere la pagina sportiva, l'hockey, come già sapete, il CGC battuto 5-3 dal Bassano in trasferta, mentre con lo stesso risultato ha vinto il Forte Remarmi sabato sera contro il Correggio e adesso si pensa alla partita di sabato. Eurolega, quarti di finale contro i supercampioni del Barcellona, aperte le prevendite per quello che sarà un big match dell'intera stagione per i rossoblù. È tutto per il momento, ci fermiamo ancora per una pausa, tra poco di nuovo insieme. Ben ritrovati, terza parte del TG Versilia con una notizia di cronaca. Uno stalker allontanato dall'ex fidanzata. Nei giorni scorsi la polizia di Viareggio ha notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a persona offesa ad un viareggino di 60 anni, responsabile di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata. I fatti risalgono al mese di giugno dello scorso anno. La vittima è una quarantenne viareggina.
Allerta meteo fino alle 17 di questo martedì per pioggia, vento e mareggiate. La regione Toscana, la sala della protezione civile, ad aver diramato l'avviso di criticità regionale per codice arancione e giallo. Ripetiamo, pioggia, vento e mareggiate, scatta dalle 20 di lunedì fino alle 17 di martedì 7 marzo, avviso che interessa quasi tutta la regione e in particolare appunto il nostro territorio, la provincia di Lucca e la Versilia. Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto per questa edizione del telegiornale. Grazie dell'attenzione e buona serata.